Sì, andiamo a fare un po' di commissioni, comprare delle cose e poi a sistemare il camperino. Siamo venuti a trovare Mucciaccio in questo bellissimo giorno di sole, pioggia tutto il giorno, freddo, sembra che sia tornato in inverno. L'abbiamo attaccato alla corrente in modo da dargli una bella caricatina alle batterie. Siamo andati in un brico a comprare alcune cose che ci mancavano, che dopo vi facciamo vedere. Ciao! La nostra bella cassettina degli attrezzi. E andiamo a fare la manutenzione al bruciatore del frigo, che se vi ricordate nello scorso video era il nostro problema principale. Il frigo che abbiamo noi è un frigo trivalente e in poche parole vuol dire che funziona col cavo attaccato alla colonnina della 220, in movimento possiamo usarla 12 volt che però fa più da raffrescatore, cioè tiene in temperatura, oppure a gas. Per intervenire sul bruciatore, diciamo, dell'impianto a gas, bisogna aprire questa griglia in cui ci sono presenti tutti i cablaggi e tutti il tubo del gas, il bruciatore, diciamo l'impianto che ci sta dietro al nostro frigo. Adesso proviamo a aprirlo e vediamo cosa c'è. Ovviamente prima di fare manutenzione o comunque di smontare qualcosa collegato al gas o alla corrente è bene staccare tutto, sia corrente che gas. Qui dentro in questo scatolotto di metallo c'è il bruciatore che avevo cercato già di pulire l'altra volta, con i suoi connettori elettrici e il tubo del gas. Bene, adesso abbiamo smontato il bruciatore, non dobbiamo perdere. Questi pezzettini, il bruciatore insieme all'ugello, non so come si chiama, il porterò al lavoro, cercherò di pulirli bene in modo da togliere tutta la sporcizia e vediamo se effettivamente il problema era quello. I am a punk bestia, l'anarchia ce l'ho nella cresta, vorrei la raguaglia. No, non ci faccio più caso. Oggi cazzeggiando in una bellissima domenica. Cazzeggiando forse è meglio non dirlo. No? No, fannullando. Fannullando in questa bellissima domenica siamo andati a fare delle spesine per il nostro Mucciaccio. A dire il vero, mercoledì partiamo e andiamo al mare, quindi abbiamo comprato un po' di cosette utili per il mare. No, per il camper. Per il camper, questo non per il mare. Vai, faccio vedere. Adesso una a una vi facciamo vedere cosa abbiamo comprato. Zanzariera! Bellissima, siamo illuminata. Per la porta d'ingresso, dato sì, che abbiamo le zanzariere su tutti gli oblò, su tutte le finestre, ma non sulla porta d'ingresso. Tra l'altro facile da montare perché ha il biadesivo. E poi, dato che noi ci piace fare tutto in pandan, tutte le zanzariere sono grigie e noi quella della porta l'abbiamo presa nera. E poteva anche scegliere il grigio. Vabbè, ci piace così. Poi abbiamo preso un tappettino scolapiatti. Posso farcela? Fatto! Ta-da! Ecco qui! Per Gabri in viaggio. Il problema di che sul camper, essendo i sedili della dinette molto dritti, allora lui quando dorme tende a cadere in avanti. Allora con questo cuscino noi vogliamo un po' aiutarli. Lampadina per la notte sempre per lui. Spirali anti zanzara.
dentro il camper in modo che riusciamo a respirare meglio. Magari fuori. E poi lo scotch biadesivo da ben 15,90 euro. 15,90 euro? No. Ma sei fuori di testa, reso subito. Guarda il tipo muscoloso, porta fino a 100 kg. Sì, c'è. Una lampadina LED da appendere. Adesso apriamo la zanzariera magnetica e cerchiamo di montarla. Col nastro biadesivo, che ovviamente prima proveremo il suo per vedere se riesce a resistere 4 giorni, se no dopo useremo il nostro da 700.000 euro, che se quello non tiene veramente per più di 4 giorni mi incazzo come una bestia. Non si dice... mi arrabbio come una bestiolina. Diamo le istruzioni. Magnetic curtain. Sì. Dal simbolo direi di sicuro che è un prodotto europeo. È fabbricato, credo che ci sia scritto... Ma c'era scritto Made in Germany. No, infatti, guarda, Düsseldorf c'è scritto qui. Vedete? For Düsseldorf. Anzi, Fiat Düsseldorf. Four. 4. Dai, proviamo a montarla. Bene, anche la zanzariera l'abbiamo montata. L'abbiamo montata? Smontata. Abbiamo la montata? Penso che è la prima volta nella mia vita che mi va così di culo, che è la prima volta che attacco il biadesivo, si attacca e anche la misura è perfetta fino ad arrivare in fondo. Fino a prova contraria. Esatto. La cosa bella è che c'ha biadesivo su tutti e tre i lati. In fondo ha dei pesi che comunque la mantengono sempre ben tirata. E i magneti centrali, in modo che se te la richiudi, lei resta chiusa in automatico. Ah. Ciao! Aia! Non mi tagliate la mano! Sei stato punito. Dato che... il letto sotto del letto a castello noi non lo usiamo perché Gabri dorme sopra, noi dormiamo nel marrazzardato, abbiamo pensato di lasciare il gavone chiuso, quindi qui metteremo magari le scarpe da montagna, cose che sporche che restano di fuori, e ovviamente tutto ciò che riguarda gli attrezzi, canna dell'acqua, corrente, cose per il mare. Qui invece ho pensato che potevamo fare, oltre in questo spazio, la cuccia per i cani. Ho pensato di separare questa zona in due, in modo che abbiamo anche molto più stivaggio, oltre ai vari armadietti che abbiamo. L'unico problema è che avrei bisogno di idee per come fare, diciamo, questo armadietto, tra virgolette. Prendiamo le misure e vediamo cosa possiamo farci. 90! 72! 73! Devi scriverle. Un altro problema che abbiamo avuto la scorsa uscita era il fatto di non poter aprire lo blò. Che adesso che inizia il caldo è... un problema. È un bel problema. Quindi adesso proverò a smontarlo e vedere se riesco a capire il motivo per cui non si apre. O si apre quando vuole, un po' come il frigo, sto camper qua, un po' come noi. Quando voglia fa quello che c'è voglia.
vedere. Adesso va. Con la sola imposizione delle mani vi aggiusterò lo blò. Cioè, dai, vedi che si aggancia lì qualcosina. Alla fine la luce non si vede bene. No. Allora, alla fine ho provato a mettere un po' di svitol su questa barra in modo che scorre meglio. E poi ho visto che il problema era che in quest'angolo ho grattato via un pochino di plastica, proprio poco, ho dato una limata perché andava a incastrarsi proprio nell'angolo dove si chiude l'oblò. Io adesso, avendolo limato, sono riuscito a sistemarlo. Quindi adesso proviamo a chiuderlo. Perfetto. Bene, si apre tutto. Guardate che cielo spettacolare adesso. Da pioggia a un cielo della Madonna. Speriamo che questo video un po' più tecnico o comunque di organizzazione. Sì, di organizzazione di Mucciaccio vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, metteteci un bel like che a noi ci supporta tanto. Ci aiuta a capire se un video vi è piaciuto in modo da continuare così. E anche se avete magari dei consigli su in generale su quello che potrebbe servirci sulla vita da camper, ci aiuta. Commentate qui sotto. E per chi non è ancora iscritto, iscrivetevi al nostro canale per video futuri sempre più belli. E speriamo. Vivere insieme questa esperienza. Ciao a tutti. Ciao.